Questo saggio nasce da una bellissima collaborazione tra il medico Andrea Zanoni, chirurgo esperto nelle malattie di esofago e stomaco, e Pietro Buffa, biologo molecolare e nutrizionista. Parliamo di due figure professionali che, certamente in modo diverso, hanno parecchio a che fare con la sfera della salute pubblica e con il principale tema che con questo libro si intende approfondire. Tema che riguarda lo stomaco e la risoluzione delle eventuali problematiche legate alla funzionalità di questo importantissimo organo. Collaborazioni come queste, in cui gli aspetti nutrizionali non sono considerati alternativi alla medicina classica convenzionale, ma sono invece complementari a essa, sia nella prevenzione che nel trattamento delle patologie, risultano piuttosto vincenti e andrebbero certamente applicati a molti più ambiti della salute pubblica. La nutrizione rappresenta infatti una parte sostanziale di quella che oggi viene definita medicina integrata, un tipo di medicina che si pone l'obiettivo di integrare l'approccio medico convenzionale con tecniche e discipline di supporto volte al benessere dell'individuo nella sua globalità. Gli aspetti nutrizionali rappresentano un fondamentale aiuto per mettere l'organismo nelle migliori condizioni di difesa e di reazione alle patologie. Tuttavia, se da una parte c'è una forte volontà di progredire verso una medicina integrata, è anche vero che dall'altra ci si scontra spesso con una certa scienza medica inflessibile, che rimane segmentale nelle sue applicazioni, concentrata sulla sintomatologia e quasi mai capace di liberare il paziente dall'esigenza di curarsi a tempo indefinito. Ritroviamo quindi consapevolezza, partendo proprio dall'importanza che riveste la nutrizione e da un semplice e chiaro insegnamento che già nel 400 a.C. il medico greco Ippocrate ci lasciava in eredità. Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo.